Eccomi a fare un video che pensavo che non avrei mai fatto. L'idea di questo video è venuta perché stavo parlando di TikTok e qualcuno mi ha detto: ma TikTok non è la mia generazione. E secondo me i social vanno un attimino capiti, non dobbiamo escluderli. Poi qualcuno potrebbe farmi notare che, per esempio, MySpace è la mia generazione e che MySpace l'ho visto nascere e morire, per cui effettivamente sono un dinosauro. Ma io penso di poter comunque dire la mia sull'argomento, per cui vi esporrò il mio pensiero sui principali social e se voi avete un'altra idea, ma la potete scrivere nei commenti e ci sta che tra 2 mesi abbia cambiato idea, butti giù questo video, ne faccio uno nuovo e mi dimentichi della mia opinione oggi. Ma prima, sigla. In questo video mi affiderò praticamente completamente alla memoria. E la memoria, come si sa, può creare distorsioni, fare cose strane, eccetera. Per cui se dico qualcosa di inesatto, mi dispiace, ma credo che più o meno su questo argomento la mia memoria funzioni. La prima precisazione importante sarebbe la differenza fra social media e social network, visto che uno era nato per offrire contenuti tipo YouTube e l'altro per connettere persone tipo Facebook. Ma credo che sia chiaro a tutti che queste cose iniziano ad essere sempre più labili. Pensate a WhatsApp. WhatsApp era nato per scrivere a qualcuno al posto degli SMS e dopodiché ci sono i gruppi e dopodiché ci sono gli stati e potete avere lo status e mettere le foto che vendono tutti i vostri contatti. Per cui parliamo di social e mettiamoci dentro tutto, ok? E quindi che social sia? E li ho messi in ordine di numero di utenti. Iniziamo con Facebook con 2 miliardi e 700 milioni di utenti. E attivi un po' meno, ovviamente. Facebook è nato nel 2004, è sbarcato in Italia qualche anno dopo e per me era fantastico. Mi faceva strano iscrivermi a un sito americano, mi sembra che ai tempi fosse solo in inglese, però era fantastico perché ti scrivevi lì, trovavi i tuoi amici, ho trovato persone con cui non parlavo da anni, vedevi le foto, per cui vedevi cosa erano diventati, che cosa facevano, era super bello. La cosa importante da notare è che ai tempi le persone postavano le foto che ti avrebbero fatto vedere se ti avessero incontrato. Cioè nessuno diceva oggi ho mangiato una pizza, foto della pizza. Oggi ho mangiato peperonata, foto della peperonata. Oggi non ho mangiato nulla, foto del... Per cui era molto interessante, era molto rilevante. Cioè era proprio come incontrare un amico che ti fa vedere due o tre cose. Tu andavi sul loro profilo e magari vedevi 20-25 cose degli ultimi 2 anni e ti dava un'idea delle cose principali. Poi quello che è successo è che chiaramente Facebook voleva spingere le persone a postare, per cui ha iniziato come ti senti, che cosa stai pensando, eccetera. Le persone hanno iniziato a postare tutto, per cui hanno iniziato a postare qualsiasi cosa avessero in mente, hanno iniziato a postare articoli. Non solo hanno iniziato a postare articoli, hanno iniziato a postare articoli che non hanno letto. Se mi mandate un articolo che non avete letto, vi metto una croce sopra e qualsiasi articolo mi mandiate lo ignoro. Però è iniziato ad andare così. Poi ci sono stati un sacco di hack, i siti avevano condivisi su Facebook, ci sono stati i giochi che postavano in automatico, spam a non finire. Per cui Facebook è diventato un caos. Poi sono andate le aziende hanno iniziato a mandare, scrivetevi, mando, mando, mando. Facebook è diventato un flusso infinito di informazioni inutili e di cose inutili. E quindi non lo guardava più nessuno. A quel punto che cosa succede? Siccome Facebook era una cloaca e la gente lo iniziava a mollare, allora Facebook ha iniziato a dire va bene, creiamo un algoritmo che per te utente filtri le notizie più interessanti. E io me lo ricordo bene questo passaggio perché c'è stato un momento in cui iniziavi a non vedere cose. Ed è l'inizio in cui i social network hanno creato delle bolle. Mentre prima tu vedevi comunque tutto quello a cui eri iscritto, quindi se eri esposto ad alcuni amici vedevi qualsiasi cosa scrivessero, a un certo punto Facebook ha creato una bolla in cui ti faceva vedere soltanto una parte. Ovviamente questo ha avuto ripercussioni sulle persone e ripercussioni enormi a livello marketing perché se tu segui un'azienda non vedi più tutti i post. E questo in parte anche perché Facebook voleva vendere quella cosa, cioè voleva dire se tu azienda vuoi che gli utenti che ti seguono vedano quello che tu scrivi devi pagare. E quindi c'è stato questo cambiamento epocale che mi ricordo molto bene in cui il feed è cambiato completamente e si è iniziato ad adeguare ai tuoi gusti. O meglio, si è iniziato ad adeguare a quello che conveniva a Facebook.
E ci sono stati vari studi di università in accordo con Facebook, eccetera, su come questo algoritmo potesse influenzare. Per esempio, ce n'è stato uno che si è chiesto: ma se io mostro notizie felici, quell'utente sarà più felice? E se mostro notizie tristi sarà più triste? E quindi hanno detto: ok, filtriamo soltanto cose felici e vediamo se quell'utente inizia a scrivere cose felici. E la risposta a cui è arrivato questo studio è: sì, possiamo manipolare fino a un certo punto l'umore delle persone. Dopodiché questo studio è venuto fuori, si è detto che probabilmente non è così etico parlare di questi studi, per cui forse non ce ne sono stati altri, chi lo so, mi sorprenderebbe. Credo che questa ridefinizione del feed, che questo algoritmo, che questa pubblicazione infinita siano state un po' l'inizio della fine di Facebook. Può darsi, come alcuni dicono, che si sia raggiunto il limite massimo, che Java non volessero i genitori, però il Facebook nei miei ricordi, quello con le notizie interessanti, se n'è un po' andato, e la manipolazione dei feed secondo me ha dato fastidio a molti. Questo senza contare scandali, lasciamo perdere quello dell'umore, ma Cambridge Analytics, cioè un'azienda che utilizza l'algoritmo di Facebook per modificare elezioni, per modificare la Brexit, per modificare le elezioni di Trump, era una roba che secondo me doveva buttare giù Facebook. No, non so come sia riuscito a buttarla giù, l'ha portato al congresso ma non l'ha buttato giù. Il concetto di base è: un'azienda si è accorta e ha ottenuto, probabilmente illegalmente, perché erano dati che erano stati presi per motivi scientifici, non dati che dovevano essere utilizzati direttamente. Comunque l'azienda si è accorta che poteva capire molto bene gli utenti, profilarli molto bene e dare delle informazioni specifiche che avrebbero cambiato eventi. Se io so che tu sei indeciso su per chi votare, ma probabilmente voterai un certo partito, io, partito avverso, posso mandarti delle pubblicità su quanto sia bel tempo il giorno delle elezioni. E quindi vai a 4 ore di macchina a farti una gita perché è in sconto, ti mando lì. Ora, questo è un esempio stupido, ma Cambridge Analytics l'ha fatto, e l'ha fatto a livelli enormi, da mandare informazioni false, mandare informazioni polarizzanti. Pensiamo a Salvini che fa un comizio a Milano e uno a Napoli, dirà cose completamente diverse. Se tu hai la possibilità, non solo in un comizio, ma nella comunicazione sui social, di far vedere una cosa diversa a chi vive a Napoli e a chi vive a Milano, è una differenza enorme. Cioè chi arriva per primo o chi è più subdolo nel manipolare quella cosa ha un vantaggio enorme. Questo è lo scandalo di Cambridge Analytics in pillole, che poi è uno scandalo perché ovviamente nessun politico ha detto di averli pagati, ci sono stati dei fondi segreti. Comunque, pensavo che avrebbe ucciso Facebook, non l'ha ucciso, ma Facebook è in declino, i giovani lo considerano il social dei vecchi e quindi insomma un pochino se ne sta andando. Sapete che è anche il social con più morti? Cioè Facebook è il più grande cimitero virtuale, ci sono i profili alla memoria. Passiamo a YouTube con 2 miliardi di utenti. YouTube è nato un anno dopo Facebook. Anche qui c'è stata un'evoluzione. Se vi ricordate, i primi video erano tipo il bambino che morde il coso, erano tutti video stupidi. Perché all'inizio l'idea era: quanto più view ha un video, tanto più è popolare. Vuol dire che se faccio un video di 10 secondi, 30 secondi, un minuto, lo vedono in tanti. Se faccio un video complesso di 10 minuti, lo vedono 4 gatti, e quindi il video di 10 minuti non salirà mai tra i video più visti, non sarà mai in tendenza, non sarà mai considerato da YouTube. Quindi per un periodo molto lungo YouTube ha avuto questo tipo di vita qua, cioè video brevissimi funzionano tantissimo e quindi video stupidi all'infinito. YouTube ai tempi non pagava, e comunque anche adesso paga pochissimo. Quello che succedeva era magari diventare un po' famoso, che ne so, Saluta Antonio, ti invitavano in TV, facevi un paio di comparsate, tendenzialmente finiva lì. Perché quale prodotto vuole essere associato a uno che fa una telefonata e poi fa un petto? E poi YouTube cambia, inventa il concetto di una versione a pagamento che si chiama YouTube Red. Ora, ai tempi, pensare di pagare per qualcosa su internet era proprio una roba difficile. Adesso, perché abbiamo Netflix, perché abbiamo Disney Channel, perché abbiamo Sky, la pay-per-view, insomma, pagare per i contenuti sta diventando sempre più normale. In America, siccome la TV via cavo era comune, la pagavi, eccetera, è nato un po' prima. Però il passaggio è stato quello. Ed è stato anche il cambiamento di algoritmo. YouTube a un certo punto ha detto: ok, devo iniziare a spingere contenuti più simili a quelli televisivi, cioè devo diventare la TV. E quindi, anziché premiare le view, ha iniziato a premiare i minuti visti o i secondi visti. E quindi un video lungo ha iniziato ad avere più possibilità rispetto a quello breve.
Perché se ti piace te lo guardi, allora posso competere con quello che si mette una cosa in bocca. E allora YouTube ha creato un'academy, allora ha iniziato a formare, e allora se un certo numero di views ti danno dalle persone. Insomma, YouTube sta diventando sempre più una televisione. Anche il modo in cui YouTube a un certo punto ha convinto molti utenti a pagare, lo trovo favoloso. Perché all'inizio tu andavi e guardavi video. Poi andavi, guardavi i video e c'era una pubblicità di 5 secondi. Poi c'era una pubblicità di 15 secondi. Poi c'era una pubblicità di 30 secondi. E finché eri sul computer utilizzavi un ad blocker, cioè bloccavi le pubblicità e quindi vedevi il video. Sul cellulare non potevi farlo e quindi a un certo punto si inventano il premium e ti dicono: hai due vantaggi, più la musica, che a me interessa meno, però immagino che per qualcuno la musica sia trainante. Non vedrai più pubblicità e dal cellulare puoi mettere l'app in background. Ora, mettere l'app in background da un punto di vista tecnico è un niente, hai praticamente venduto un disservizio come privilegio. Cioè, è geniale questo passaggio di YouTube. E quindi ha fatto questo salto, cioè è riuscito finalmente a monetizzare con una strategia, secondo me, super interessante rispetto agli altri, credo unica. Quando vedo idee come quella di YouTube, a me piacerebbe tantissimo essere in quel meeting. Cioè io vorrei essere nel meeting che qualcuno ha detto: questa è la strategia dei prossimi 2 anni. Lo considero un momento talmente importante nella storia dei mezzi che usiamo che avrei voluto esserci. Avrei voluto anche sentire altre opinioni, vedere altre idee, mi sarebbe strapiaciuto. Per quanto riguarda gli scandali, anche YouTube ha avuto vari scandali, non a livello di Facebook. Ha avuto principalmente scandali per tipologie di video, che chiaramente non posso neanche lontanamente avvicinare in questo video perché altrimenti ne faccio parte. Però uno dei grossi problemi di adesso è che una marea di video vengono demonetizzati, alcuni iniziano ad essere censurati, però c'è un livello di censura che inizia ad essere così pressante che molti creator si stanno spostando in altre piattaforme. Per cui vedremo cosa sarà YouTube tra 1 anno, tra 2 anni. In generale è un problema dei giganti, quando cresci tantissimo iniziano a capitare cose che non potevi controllare, le aziende si rivolgono a te in maniere completamente diverse, insomma è un problema di tutti i giganti. Ora avremo WhatsApp con 2 miliardi di utenti, Messenger con 1 miliardo e 3 e WeChat con 1 miliardo e 2 qualcosa.